Buongiorno. Oggi Gesù piange su Gerusalemme. Ce lo racconta Luca nel capitolo 19 del suo Vangelo, i versetti dal 41 al 44. Ci racconta di Gesù di Nazaret che vede la città santa e piange. Ma noi possiamo tranquillamente guardare anche oggi gli occhi di Gesù e vedere scendere le sue lacrime, perché anche oggi il Figlio di Dio, assieme al Padre, guarda Gerusalemme e tutta la terra di Palestina, il Medio Oriente infuocato e piange. Piange per la tragedia della guerra, per la tragedia della divisione, per la tragedia dell'odio fra popoli diversi che abitano la Terra Santa. Piange Gesù, piange Dio per tutti i popoli che si odiano nel mondo, per tutte le guerre, le morti ingiuste e innocenti, per la violenza che non è secondo il cuore di Dio mai. Soprattutto quando viene generata mettendo il cappello del suo nome, distorcendo così la verità del suo essere solo amore. Gesù piange e sentiamo anche i nostri cuori stringersi di commozione e di pianto di fronte a tanta sofferenza e a tanta morte. Gesù in questo pianto richiama, rimprovera Gerusalemme e il suo popolo, e in fondo rimprovera anche tutti noi per non aver visto il giorno in cui è arrivata la pace ed averla accolta, soprattutto non aver accolto colui che porta la pace vera. E in questo sentiamo un monito importante. Per Gesù, anche se Gerusalemme sarà assediata e distrutta da altri popoli, la pace non si costruisce soltanto guardando agli altri, ma si costruisce all'interno, nel seno di ogni vita, di ogni famiglia, di ogni comunità. La pace si costruisce dentro di noi e nei nostri rapporti, per poi aprirci alle relazioni con gli altri in modo da costruire comunione e non divisione. Non si può mai accusare qualcun altro soltanto nel momento in cui c'è scontro, conflitto e guerra. Ognuno ha le proprie responsabilità e Gesù invita allora ad aprire gli occhi e il cuore ed accogliere il suo passaggio che porta la pace qui e adesso, dentro di noi e fra noi, in modo che se i fratelli si amano, se i figli si riconoscono tali, allora anche coloro che vengono da fuori verranno accolti in quanto opportunità di un allargamento della famiglia piuttosto di un conflitto e di un contrasto. È molto importante questo, se non riconosciamo che ognuno di noi e ogni realtà, anche la Chiesa, ha bisogno di costruire pace al suo interno per poter generarla fuori di sé, rischieremo sempre di dare la colpa agli altri per quello che succede di duro, di doloroso, di difficile, senza accorgerci che siamo tutti coinvolti con le nostre piccole o grandi responsabilità nella scelta decisiva, quella della pace contro ogni odio e guerra e violenza. Buona giornata.